Siamo in compagnia di Giacomo Tuffanelli, Roma Servizi per la Mobilità. Giacomo, ci spieghi che cos'è la priorità semaforica? Sì, allora la priorità semaforica è un sistema con il quale si cerca di fornire il più possibile il semaforo verde al mezzo pubblico. Questo sistema riconosce tramite la geolocalizzazione dove si trova il mezzo e invia una richiesta di priorità all'impianto semaforico, che quindi sistema i tempi in maniera tale che il mezzo pubblico trovi il verde. Nel caso in cui non riesca a sistemare i tempi, per far trovare il verde al mezzo pubblico, per una serie di vincoli che ci sono sui tempi, cercherà di ridurre il tempo in cui il mezzo pubblico sta fermo, quindi cercherà di ridurre il rosso. Quali sono i nuovi itinerari che avete realizzato? Abbiamo appena completato, gli itinerari dell'asse Togliatti, l'itinerario dell'asse Trieste-Libia-Melaina e l'itinerario dell'asse Prenestina Porta Maggiore Termini. I primi due sono degli itinerari bus e quello di Prenestina invece è un itinerario tram. Progetti futuri? Progetti futuri, ci sarà il prossimo appalto che dovrà partire a breve che riguarda altri quattro itinerari che sono il corridoio Laurentino e tre itinerari tram che riguardano quindi il completamento della linea tram da Porta Portese, Porta Maggiore, Verano, Thorvaldsen, Risorgimento. E dopodiché ci saranno altri sei itinerari con i fondi PORFESR, questi sono attualmente in progettazione e sono l'itinerario Marconi, l'itinerario Portuense, l'itinerario Gregorio VII, l'itinerario nazionale Vaticano e l'itinerario Flaminio Mancini, quello della linea 2 tram. Perfetto, grazie a Giacomo Tuffanelli. Grazie Giacomo. Grazie.